buongiorno e un benvenuto a tutti. Prendi la pista giusta, per un futuro migliore ci vuole stoffa, questo è lo slogan che abbiamo coniato. È il titolo del convegno ideato e promosso dalla sezione dei servizi alberghieri integrati di Assosistema presieduta da Virgilio Viren. Il progetto prosegue l'iniziativa Use and Reuse di Assosistema che tutta la categoria insieme all'associazione si sta impegnando su più fronti per realizzare. L'associazione che presiedo e che ho l'onore di presiedere rappresenta in Confindustria le imprese che operano nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili. Gli associati infatti erogano servizi di sanificazione, sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici, utilizzati presso grandi committenze quali hotel, ristoranti, bed and breakfast, terme, nonché ospedali pubblici, comunità assistenziali, case di cura, cliniche private, industrie, e producono, distribuiscono ed effettuano manutenzione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi. Io sono Luigi Monfredi, giornalista economico del TG1 e questi sono tre pezzi di stoffa. Abbiamo un tovagliolo, una federa e un asciugamano. Visti così, sono tre pezzi di stoffa, dici vabbè, e invece no, perché dietro ognuno di questi oggetti c'è un mondo, ci sono delle eccellenze, ci sono degli impegni quotidiani, ci sono degli impegni programmatici e progettuali. La federa serve per raccogliere la nostra testa sul cuscino, l'asciugamano per asciugarci e il tovagliolo quando siamo a pranzo. Noi tutti vogliamo ovviamente il massimo della qualità su questi oggetti, di tessuto evidentemente, perché diciamocelo chiaramente è un'altra cosa. Come avete potuto notare, se l'avete notato, se non l'avete notato ve lo dico io, si sposavano benissimo le immagini delle bellezze paesaggistiche con la veduta dall'alto dell'azienda, perché questa è l'azienda che abbiamo visto dall'alto, una di quelle che investono tantissimo nella difesa dell'ambiente, cercando di creare veramente un ciclo chiuso nella realizzazione del proprio prodotto, cercando di pesare il meno possibile, niente se possibile, sull'impatto ambientale. Quindi questo vuol dire che c'è una volontà, una promozione del territorio e allo stesso tempo deve essere anche corrisposto un servizio, cioè quando si va in un'attività di ristorazione o altro, probabilmente entrare e trovare un tovagliato di stoffa già dà un'immagine diversa anche della qualità del servizio rispetto a trovare una tovaglia di carta. E oggettivamente anche per il turismo che magari viene, considerando anche questa struttura dove siamo oggi, è un turismo magari alto spendente e quindi ha bisogno anche di necessità di certi tipi di servizio. E questo permette anche di creare un indotto lavorativo e produttivo, perché non è un caso che poi lo stimolo ce l'abbia dato l'azienda Hima. Perché oggettivamente, insomma, la lavanderia industriale per la sanificazione, il noleggio di tutti i materiali, poi alla fine vuol dire creare occupazione, magari aumentarla, dare una risposta particolare perché i numeri poi lo testimoniano, cioè occupazione femminile, quindi che magari è più facile da ricollocare all'interno di certi tipi di strutture rispetto a altre, ma allo stesso tempo professionalità e volontà anche di partecipare con le pubbliche amministrazioni. Devo dire che all'interno della nostra azienda ci sono presenti tre generazioni a confronto e l'aiuto delle generazioni, insomma, è stato fondamentale per raggiungere questi obiettivi di sostenibilità. Il punto sul quale io mi vorrei un attimino soffermare, se mi è possibile, è proprio la sensibilizzazione, il farsi di elevare laddove laddove deve stare il nostro servizio. Noi, operando nel settore dell'ospitalità, siamo nel settore che rappresenta forse di più l'Italia per le sue bellezze per il buon cibo. Proprio in questi ultimi anni noi ci siamo messi sulla pista giusta ed è proprio così, diciamo, perseguendo queste iniziative, continuando in questa maniera, che arriveremo
a degli ottimi risultati grazie anche alla collaborazione tra le imprese del territorio e della nostra nazione. Mi veniva a mente una riflessione del sindaco di Scarperia quando diceva che il consumatore è un valore da un punto di vista della ricettività in quest'area che si sta caratterizzando anche con una ricettività di alto livello, dove su quest'area nasce un'esperienza come quella tra l'amministrazione comunale e la Chima, e come però questa esperienza, se non fortemente esplicitata anche in termini, come dire, pubblicistici, da un punto di vista di buone pratiche che un'amministrazione comunale e le aziende del territorio fanno, perché su quel territorio investono e considerano quel patrimonio un valore aggiunto, e quando dico il territorio dico tutti i portatori di interesse di quel territorio, chi lavora nell'azienda, chi da quell'azienda riceve un bene, cioè tutta la filiera. Poi questo però non è trasmesso per l'appunto al consumatore attento che riceve, come dire, un valore aggiunto rispetto alle bellezze del territorio, a questo meraviglioso rumore delle moto che passano, nel senso che c'è qualcosa di più, e questo qualcosa di più può essere e deve essere sicuramente venduto. La parte del nostro turismo che sta godendo in questo momento di una dinamica maggiormente positiva è una parte di turismo che invece guarda con molta attenzione al tessile, guarda con molta attenzione alla tradizione italiana, guarda molta attenzione alle emozioni che questi prodotti possono dare. Effettivamente un tessile può fare assolutamente la differenza nell'immagine di un'impresa e nella percezione del cliente che soggiorna in un albergo. Lo sapete, io immagino che voi sappiate meglio di tutti, ma la sensazione tattile, gli odori, i profumi sono qualcosa che entra in modo subliminale con la sensazione che si ha. Domani mattina chi si fermerà a vedere la Chima si accorge che non si sono raccontate parole in questi 12 anni, si sono fatti i fatti, sono fatte le cose, sono corrisposte in gran parte quelle esigenze dell'impresa responsabile.